questa favola di noi è andata storta, neve che si è sciolta. Io sto già cantando perché vi annuncio che siamo già collegati con Luca Napolitano. Allora entriamo nel mondo di Vai. Ogni giorno sempre uguale, quante scuse e quante storie. No, qui non ci sono né scuse né storie. Con questo applauso noi siamo proprio nel mondo di Luca Napolitano. Luca, bentornato. Salve a tutti, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene. È bello applaudirti in questo modo, eh? Allora, dopo la bella conversazione dell'altra volta ci ritroviamo, questa volta ci sono tutte le canzoni belle disponibili. Infatti, l'ultima volta non c'era il disco, si parlava del disco, invece adesso c'è. Forse, no. Si fa sentire, forse c'è. Forse dobbiamo cambiare la letterina, andare avanti di uno nell'alfabeto, al posto della S la T. Forte, direi. No? Sì, sì. Ci sta. E vai, no, nel senso della canzone che abbiamo in sottofondo e che dà il titolo all'album. Luca, allora, è un bel momento, che ci racconti? Ce n'è un po' di news, eh? Ah, è appena uscito il video di Forse, il videoclip, e vi anticipo che ci sarà anche la partecipazione di Alice Bellagamba. Ah, non ti fai mancare nulla, eh? No, non mi faccio mancare nulla. Parentesi, gliel'hai chiesto tu o ti ha pregato lei di essere anche nel video? È stata una scelta mia, perché il video volevo che fosse, diciamo, che rispecchiasse un po' la realtà. Io, visto che non sono un attore, diciamo, che può fingere a tal punto, ho preferito di fare un video che fosse vicinissimo alla realtà, a quello che già è la mia vita. Ah, quindi volevo che fosse il Luca Napolitano che vive, non quello che finge, quello che vive il momento. E beh, in questo momento c'è molta Alice anche nella tua vita, quindi sì, quindi io volevo che rispecchiasse un po' la realtà, che non si allontanasse da quello che è la realtà. E quindi carino, poi lo vedrete. No, sono curioso, io ancora non l'ho visto, ma sono curioso di vederti, insomma. Dove è ambientato, Luca, lo possiamo dire? È ambientato a Milano, c'è una scuola di ballo, c'è un locale, c'è un pianoforte a coda. Visto che hai citato Alice, io direi di proporre Da quando ti conosco. Questa è una canzone che parla molto di voi. Sì, scritta dal noto cantautore Gigi D'Alessio è dedicata a tutte le persone che si amano. Sì, in questo caso siete proprio l'emblema in questo momento di una bella coppia. So che è stata una sorpresa anche per te, no? Quando ti hanno comunicato che è arrivata questa canzone. Sì, quando me l'ha comunicato Maria non stavo più nei panni, ero contentissimo, non vedevo l'ora di inciderla e di ascoltarla cantata da me. Poi è stato, diciamo, mi sono sentito onorato di questa cosa, del gesto che ha avuto, e quindi sono rimasto contentissimo. Ma l'hai sottoposta anche ad Alice? Subito? Sì, lei subito gliel'ho fatta ascoltare, perché anche lei fremeva dalla voglia di ascoltarla e di ascoltare il brano, come era riuscito, come era venuto. Beh, questa è la vostra canzone, che in questo momento diventa anche nostra, però. Vi ascoltiamo, sì. Luca, tra poco. Dai, sciogli tutte le paure che hai, sfioro i tuoi capelli sciolti sulle spalle, guardo la tua bocca che trema. Quanto mi piaci, voglio far l'amore con te. Da quando ti conosco, da quando sei arrivata da me, sono l'uomo più felice del mondo, sono pazzo di te. Dall'album Vai. Luca, fuori onda mi stavi dicendo che ti emoziona proprio sentire questa canzone anche alla radio, sentire proprio il tuo brano. È sempre un'emozione sentire questa canzone, sì, è molto estiva, molto orecchiabile, mi prende in particolar modo, perché comunque riguarda
dei sentimenti, delle emozioni forti. Eh sì, posso immaginarlo. L'amore quando si vive è così, non c'è la via di mezzo. Assolutamente. Luca, parentesi, avete trovato casa tu? Anche perché abbiamo sentito il tuo amico Mario recentemente, anche sì. Lui ha pubblicato il disco, insomma, vi parla, ciascuno parla sempre dell'altro, eccetera, il vostro fratellino, so che l'avete denominato con questo termine. Sì, sì, avete trovato casa o no? Abbiamo trovato casa, ancora no, siamo ancora alla ricerca di questa casetta. Casetta? Che è difficile trovarla a Roma, perché sono comunque tre teste che si devono mettere d'accordo con, diciamo, lavori che ci tengono impegnati, quindi è un po' difficile, però cercheremo in questo mese di riuscire, anche se Mario nel frattempo ha già trovato una stanzetta, diciamo, per sé, ha detto eh beh, certo, insomma, altrimenti l'avremo, no, voglio dire, almeno la notte è riparato, altrimenti sì, nell'attesa di prendere la casa per tutte e tre. Beh, ci vuole un villone, però, Luca, adesso le cose iniziano ad andare bene, no? Basta un appartamento con tre stanze e due bagni, o due stanze e tre bagni. Sì, vedo che sottolinei i tre bagni, almeno i due o tre bagni. Due o tre bagni, sì, sì. È un'esigenza. Nella casetta eravamo in sette con due bagni, quindi ti lascio immaginare, adesso abbiamo la fobia del bagno. Ti giungono queste note? Eh sì, hai confesso. Confesso che, diciamo, si apre e esterna tutti i suoi sentimenti e vorrebbe vivere con lei una storia d'amore, vorrebbe avere tanti bambini, vorrebbe vivere una vita felicissima. Tanti bambini, tanti bambini, me lo ricorderò. Le confessioni, stavo per dire, di Luca Napolitano. Luca, chissà quante belle cose ti sono accadute recentemente, voglio dire, c'è l'album che primeggia in classifica, lassù in alto, un po' a sorpresa per qualcuno, ma insomma sei stata una bella rivelazione, no? Sì, è il quinto posto, sono contentissimo di questa settimana e... Che dire, sto ancora gioiendo di questa cosa. Beh, senti, e invece la tua amica, insomma Alice in poche parole, che dice del tuo disco? La mia amica Alice è contenta. è amica riduttiva in questo caso, eh? Amica del programma, praticamente. Sì, beh, certo, lo devo a quello. Siccome prima parlavi di figli, non voglio unire le cose. No, lei è contenta, anche se è impegnatissima con la tournée che sta facendo con Io Ballo. No, è contenta. Poi ogni intervista che fa comunque le viene chiesto di parlare di me, quindi non può fare a meno di parlare di me. Eh beh, è una bella triangolazione. Ti tiene presente, eh? Forse gliel'hai detto tu, tienimi presente, tanto per citare un'altra canzone. Sì, gli ha detto tienimi presente quando ti fanno le interviste e lei mi ha preso sulla parola. Adesso dove sei? Angelo senza ali. Come un pensiero bello, come un riscatto, come il baratto per la tua felicità. Una stella, una luna, il tuo porta fortuna per il tempo che verrà. Vieni presente sempre con Luca Napolitano. Luca, ti stai preparando per l'estate, so che tu eri nella squadra dei Bianchi, lo dicevamo qualche giorno fa anche con Silvia, con la tua compagna Olari, compagna di etichette, sì, in questo caso, yeah. Altrimenti qualcuno si arrabbia. No, stavo dicendo, dalla squadra dei Bianchi quest'estate vi abbronzerete un po' o no? Eh sì, non possiamo restare per sempre bianchi. Dobbiamo un po' diventare black, no? Eh beh, no, dico, però quest'estate so che ci sono un tot di impegni musicali in giro, sì, per l'Italia. Ci sono un po' di impegni musicali, le date ancora non sono stabilite, però so che ci sono e speriamo bene. Ne sono tante, ci dobbiamo un po' dividere tra il tour di amici e il tour della casa discografica. E non so se ci sarà il tempo di abbronzarci.
esiste sempre il solarium comunque. Eh beh, certo, comodo quello, ma se non c'è il tempo per abbronzarsi in spiaggia, secondo me non c'è nemmeno il solarium. Come si fa a diventare belli? E se una ragazza è bella, come si fa a diventare bella come sei? Lo so che questo è il lancio della canzone, immaginavo portassi lì il discorso. Luca, ti ascoltiamo allora, via. Resta qui, ferma immobile. Lascia andare piano tutte le paure, cercami.